Visto che me l'avete sollecitato con tantissime mail, vi parlo del coronavirus. Partiamo da un ragionamento. Le aree del cervello più antico, dove esiste l'ipotalamo, se tiriamo una linea, dove si uniscono le due dita, sono collegate agli affetti, ai sentimenti, alle emozioni, ma sono anche collegate agli ormoni e sono anche collegate al sistema immunitario. Per questo nella depressione il rischio di patologie degenerative è molto più alto. Continuando a pensare al virus, noi creiamo dentro di noi uno stato di dipendenza dalla paura, la paura di essere invasi, la paura di essere contaminati. E questa paura prende il sopravvento e purtroppo indebolisce profondamente il sistema immunitario. Insomma, dal coronavirus dobbiamo distrarci. Non dobbiamo continuare a pensarci. Oggi noi sappiamo che si tratta di un'influenza che può diffondersi in modo molto ampio, ma di un'influenza. Tutte le influenze creano ogni anno delle morti e creano anche dei sintomi lievi e creano anche dei sintomi più importanti. Siamo di fronte ad una situazione molto simile. L'unico problema è che può diffondersi in modo molto più significativo. Ma proprio perché siamo seduti su mondi atavici, ripetiamo, senza saperlo, la psicologia dell'atavismo, cioè di come hanno vissuto le pesti le epoche che ci hanno preceduti. Per questo c'è la caccia agli untori, che stiamo vivendo esattamente come la descriveva il Manzoni. Per questo il nostro sguardo si rinchiude. Ci sembra di esistere soltanto per evitare il virus. Per evitare il contagio stiamo attenti a chi incontriamo, covati da una rabbia paranoica che ci fa vedere nell'altro il possibile aggressore. Ma la nostra psiche non è soltanto la psiche che abbiamo ereditato dai nostri avi, la nostra psiche è anche altruismo, affettività, generosità, creatività, distrazione. La nostra psiche è come quella dei bambini quando giocano, la nostra psiche è centrata sul desiderio, sul desiderare. Non c'è nessuno che mi ha scritto. In questo periodo in cui esco di meno, faccio più l'amore, no. Sembra quasi che l'essere continuamente connessi sui social per vedere come vanno le cose ci distanzi da quelli che sono i nostri codici più profondi, la nostra vera identità. Gli unici esseri immuni psichicamente sono i bambini, che se sentono parlare di coronavirus, magari si angosciano per un istante e riprendono a giocare, che non modificano minimamente le loro condizioni di vita, che festeggiano la scuola a cui non vanno. E proprio perché ci chiudiamo in uno stato paranoideo, si libera quell'aggressività che porta a quelle scene patetiche di allontanare persone come è successo a Ischia, eccetera, eccetera, amenità che non vi sto a raccontare. Io penso che i lettori dei nostri giornali, che sono sensibili alla conoscenza della psiche, che sono sensibili alla conoscenza della natura, io penso che non rinunceranno ad andare nei parchi, che non rinunceranno a stare vicino agli alberi dove vengono liberate sostanze che rinforzano il sistema immunitario, che ci evitano le malattie. Non dimentichiamo che la luce solare che adesso si avvicina sempre di più a noi è uno dei più potenti antidepressivi che esistono. Insomma, la cosa che dobbiamo fare è allontanarci dal pensiero, perché questo pensiero non soltanto ci toglie la possibilità di star bene, ma indebolisce le nostre difese.
è stato elaborato nella sua versione definitiva, sono pervenute le osservazioni delle regioni, quindi tra qualche ora verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà vigente, e quindi tutte le previsioni e prescrizioni in esso contenute entreranno in vigore. Cosa succede di nuovo con questo decreto? Succede che abbiamo creato due aree, una che riguarda del paese la regione Lombardia e varie province, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. A questo territorio della nostra penisola applichiamo un regime e delle misure restrittive più rigorose. Ve ne segnalo alcune. Poi ci sarà un regime invece per la restante parte del territorio italiano. Per le parti della Lombardia e delle altre province del nord che ho menzionato, ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento, vincolo per tutte le persone fisiche, in entrata e in uscita dei territori, anche all'interno dei territori. Ci si muoverà quindi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, spostamenti per motivi di salute, fermo restando che è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi ne avesse necessità. Ci sono delle altre misure molto rigorose. D'ora in poi i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi centigradi, a queste persone è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante, a prescindere che siano positivi o no. Già, ripeto, in queste condizioni è bene che non vadano più, non si muovano più, rimangano a casa e contattino il medico curante. Ci sarà poi un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus. E poi una serie di misure che riguardano tutte le attività commerciali, sociali e imprenditoriali. In particolare, ad esempio, sono sospesi tutti gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sia in luoghi pubblici che privati. Saranno consentiti gli eventi sportivi, quelli con da cui partecipano atleti professionisti o di categorie assolute che partecipano ai giochi olimpici, manifestazioni nazionali e internazionali, ma o a porte chiuse oppure all'aperto senza presenza di pubblico. Poi ancora sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo pubblico o privato, quelle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico, ma sono anche sospese tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche. Noi quindi non possiamo più permetterci in queste aree aggregazioni di persone. Sono sospese ovviamente le attività didattiche nelle scuole, nelle università, salvo quelle a distanza. Sono sospese anche le cerimonie civili, religiose, ivi comprese anche quelle funebri. È consentita solo l'apertura dei luoghi di culto, ma condizionatamente all'adozione di alcune misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono chiusi i musei, gli altri istituti e i luoghi di cultura. Sono consentite le attività di ristorazione e bar, ma dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Ci rendiamo conto che è una sospensione molto severa, ma non ci possiamo più permettere
che le persone possano contagiarsi in questi luoghi. E poi ancora ci sono delle varie altre limitazioni che poi leggerete meglio nel decreto che da domani diffonderemo, attenzione, nella sua versione definitiva da me firmata. Poi ci sono delle misure che riguardano invece tutte le restanti regioni e province del territorio nazionale. Sono anche esse delle misure restrittive meno severe rispetto a quelle che ho riassunto. In ogni caso sono sospesi congressi, riunioni, meeting, eventi sociali in cui è coinvolto, questo in modo assoluto, in cui è coinvolto il personale sanitario, convegni di medici, di infermieri, non ce lo possiamo più consentire. Sono sospese anche manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici, teatrali, svolti in ogni luogo, pubblico e privato. Sono sospese anche sul restante territorio nazionale attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati. È sospesa l'apertura dei musei, degli altri istituti e luoghi di cultura. Lo svolgimento delle attività di ristorazione dei bar è consentito, ma con obbligo anche qui del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. E poi sono sospesi eventi, competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in luoghi pubblici e privati. Resta consentito anche per la restante parte del territorio nazionale lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza presenza di pubblico. Si conferma la misura della sospensione delle attività didattiche, e questo riguarda sia le scuole sia le università. Sono sospesi anche i viaggi di istruzione, iniziative di scambio, gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche. E più o meno queste sono le misure che vi ho riassunto, quelle più importanti, quelle più rilevanti. Cosa dire nel complesso? Stiamo affrontando un'emergenza nazionale. L'abbiamo fatto sin dall'inizio con misure di massima cautela, la stiamo affrontando con consapevolezza, senza sottovalutarle. Noi abbiamo scelto, come sapete, il criterio della verità, della trasparenza, e adesso ci stiamo muovendo con lucidità, anche con coraggio, con fermezza, e queste misure lo dimostrano, con determinazione. Abbiamo due obiettivi fondamentalmente: contenere la diffusione del contagio, non ce lo possiamo permettere, e nello stesso tempo dobbiamo agire per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Ci stiamo muovendo nell'una e nell'altra direzione. Non possiamo scegliere di dedicarci solo a una modalità di contrastare questo contagio. Servono tutte e due. Quanto riguarda la prima, il contenimento del contagio, avete visto queste misure. Quindi oggi non abbiamo più, con questo nuovo decreto, le zone rosse che avevamo stabilito all'inizio. Vi ricordate i due focolai iniziali a Vo, in provincia di Padova, e i 10 comuni dell'Lodigiano? Non c'è più motivo di tenere quelle persone in una zona rossa confinate, quindi a loro va il mio saluto e il mio abbraccio. Ho già rivolto a loro un messaggio caloroso di saluto. Ho avuto anche la possibilità di collegarmi con alcune famiglie e con alcuni sindaci, in particolare del Lodigiano. Adesso invece è un'area, ci sono misure restrittive per un'area molto più allargata, e d'altra parte non aveva senso tenere confinate ancora queste piccole zone rosse rispetto a una diffusione del contagio nell'intera Lombardia e in queste province che abbiamo indicato. Nello stesso tempo però stiamo agendo con la massima determinazione per evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Alcune strutture ospedaliere sono già in difficoltà, e in questi giorni stiamo lavorando intensamente per evitare questo sovraccarico. Abbiamo già predisposto il vincolo obbligatorio della solidarietà interregionale.
c'è un sistema, un meccanismo che abbiamo perfezionato, che era già presso la protezione civile, e quindi c'è la possibilità di redistribuire i pazienti che ne hanno bisogno tra le varie regioni anche, non solo. Ma posso annunciare che oggi, dopo tanti giorni di intenso lavoro, è stato sottoscritto un contratto che ci consentirà di dar vita a una linea produttiva tutta italiana di apparecchiature per terapia intensiva e subintensiva. Ci abbiamo lavorato intensamente. Oggi abbiamo già 320 nuove apparecchiature e abbiamo avviato una produzione potenziando con tutti i mezzi, i potenti mezzi del Sistema Italia. Avremo 500 nuove apparecchiature di terapia intensiva e subintensiva al mese, ma ci stiamo predisponendo per incrementare queste apparecchiature. Nello stesso tempo stiamo incrementando anche le linee produttive della filiera Italia dei dispositivi di protezione individuale. Noi vogliamo garantire la salute dei cittadini. Ci rendiamo conto che tutte queste misure creeranno disagio. Ci rendiamo conto che queste misure imporranno dei sacrifici, a volte piccoli, a volte molto grandi. Però questo è il momento dell'autoresponsabilità. Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire, non dobbiamo contrastare queste misure, non dobbiamo pensare di essere furbi, dobbiamo tutelare la nostra salute, la salute dei nostri cari, la salute dei nostri genitori e soprattutto la salute dei nostri nonni. Perché abbiamo scoperto che sono soprattutto loro, le persone più anziane, che sono esposte ai rischi, alle insidie di questo virus, che è nuovo, di cui non abbiamo grandi evidenze scientifiche, però ciononostante lavoriamo con tutte le cognizioni scientifiche che ci forniscono i nostri esperti, i nostri scienziati, e da lì noi maturiamo poi la base per assumere le decisioni. Ci assumiamo tutta la responsabilità politica di queste decisioni. State tranquilli, ce la faremo, saremo insieme, marceremo uniti, compatti, e speriamo che presto questa emergenza verrà superata. Nel frattempo, l'abbiamo già annunciato, ci predisponiamo anche per le misure economiche. Adesso in questi giorni stiamo lavorando a questo nuovo decreto. Abbiamo chiesto lo scostamento di 7 miliardi e mezzo, mercoledì si voterà al Parlamento, abbiamo un dialogo anche con le forze di opposizione, presto le incontrerò, hanno chiesto un incontro e sarà fatto anche con loro, l'abbiamo già fatto con tutte le associazioni di categoria, con tutte le parti sociali. Questo è il momento, nel rispetto dei ruoli, nella distinzione dei ruoli. Noi ci assumiamo noi la responsabilità della gestione, della conduzione di questa battaglia, ma è chiaro che vogliamo che tutti siano informati, siano partecipi di questo impegno, e quindi anche le forze di opposizione ho molto apprezzato che hanno preannunciato la volontà di un incontro con me e con gli altri ministri di voler discutere sulle misure economiche. Sarà fatto, e quindi ancora a tutti i cittadini vi invito, grazie per l'ascolto e soprattutto vi invito ad essere fiduciosi, perché noi ce la faremo.